Buonasera, siamo con Emma Chiaia, che noi conosciamo molto bene perché abbiamo da parecchio tempo fatto anche delle interviste per le sue attività. Lei è una counselor e scrittrice, ha scritto parecchi libri, tra cui l'ultimo è un romanzo. E adesso ha una nuova idea, di cui le chiederemo di parlare lei stessa, perché non ne sappiamo quasi niente. L'idea invece ci sembra molto interessante. Si parla, e si parlerà anzi, di scuola community. Che cos'è scuola community? Questa tua ultima idea. Allora, intanto ciao, ciao a tutte, ciao Caterina. E allora, la scuola community è un progetto che avevo da un sacco di anni, e però insomma non era tanto facile da realizzare, anche perché appunto è un progetto online e quindi ero anche molto spaventata da tutte le cose tecniche. Invece, come è successo a tutti con la pandemia, quindi tutto il mio lavoro anche di counselor è passato online, mi sono fatta un po' le ossa anche a condurre gruppi online, sessioni individuali online, eccetera, eccetera. E quindi ho preso il coraggio a due mani. Allora, la scuola community nasce da questa idea. È una cosa dedicata alle donne che soffrono o di dipendenza affettiva o anche in generale, diciamo così, di scarsa autostima, soprattutto scarsa autostima nelle relazioni. Perché? Perché tantissime donne hanno, di fatto, poi oggi riescono ad avere una certa autostima nel lavoro, ma le relazioni è già tutto una sfera molto più Diverso. delicata in cui esce la nostra parte più vulnerabile. E in questa scuola, e poi volevo anche aggiungere una cosa: la dipendenza affettiva è un problema diffusissimo e io lo chiamo il buco nero, perché è il buco nero che distrugge tantissime delle risorse della bellezza delle donne di oggi. Cioè, tantissime donne di oggi piene di risorse, in gamba, fantastiche, bravissime, come posso dire, vedono bruciate le loro potenzialità perché magari finiscono in relazioni che le depotenziano, le Vero. abbattono, le scoraggiano, eccetera, eccetera. Quindi, questo per dire che io sento molto importante questo lavoro perché recuperare la bellezza di queste donne è proprio poi dopo un Importante. contributo non solo per loro stesse, ma anche poi Certo. per la comunità. Quindi, la scuola community è questa, è una sorta di percorso collettivo. Io sono abituata a lavorare appunto magari con dei gruppi di sostegno, però il gruppo di sostegno che è bellissimo, però richiede un certo impegno perché bisogna presentarsi tutte le settimane, anche un impegno economico, insomma, non enorme, però comunque c'è Certo, e questo fisico impegno. anche. E mi rendo conto però che in questi gruppi io lavoro in maniera molto individuale, mirata, però poi al dunque mi rifaccio sempre agli stessi principi fondamentali, che sono quelli che aiutano poi le donne a evolvere. Quindi ho pensato, perché non fare una sorta di percorso collettivo in cui si lavora direttamente su questi principi fondamentali, che sono principi della psicologia, ma anche principi spirituali, principi della filosofia anche. E sono dei principi che io ho sperimentato nel tempo, aiutano molto le donne appunto a recuperare autostima. E quindi propongo questo percorso collettivo in cui c'è una parte di insegnamento o diciamo di condivisione di questi principi e una parte di lavoro collettivo e anche molto di sostegno, perché poi c'è il gruppo Facebook riservato e devi vedere la bellezza degli scambi che avvengono poi in questo gruppo. Cioè, Come si chiama questo gruppo? Scuola Community? la scuola community si chiama Ama te stessa. Ama te stessa. Non so se rimarrà per sempre questo nome perché ti dirò che tu mi hai contattata proprio alla nascita di questo progetto. La scuola c'è solo da 2 mesi, quindi siamo ancora in versione così in parte Globale. sperimentale, ma sta andando già molto bene. Quindi chissà se si chiamerà sempre Ama te stessa. Per il momento il nome è questo e devo dire che Però piace è molto. indicativo, nome indicativo. Ecco, e devi vedere poi comunque, appunto, già in 2 mesi le persone che sono dentro sono contentissime. E quindi Oh, wow, bellissimo.
Quindi sì, sono molto contenta di aver avuto il coraggio, perché per me è stato un po' un salto nel buio, perché Senti, ma è una cosa nuova. Quali sono le tipologie di persone che si rivolgono a questa community? Guarda, sono donne un pochino di tutti i tipi, però sono donne che hanno già fatto un piccolo passaggio, cioè nelle difficoltà relazionali hanno già capito che non serve a niente dire sono la vittima innocente di un cattivo narcisista o cose di questo genere, che magari per certi versi è vero che l'altra persona può avere i suoi torti, però sono donne che hanno già fatto questo passaggio e dire sì, vabbè, ok, ma perché io rimango in questa relazione? Cosa c'è dentro di me da capire? Cioè, cosa c'è dentro di me che vuole evolvere? Quindi sono donne che hanno già la voglia di lavorare su se stesse. La buona notizia che poi posso dare a queste donne è che poi diventa un lavoro anche molto gioioso, un lavoro di scoperta delle proprie risorse, delle proprie qualità. Devo dire che in genere sono donne, mi colpisce sempre, sono donne veramente meravigliose. Io ricevo richieste d'aiuto tutti i giorni da donne che sono veramente di una bellezza interiore, esteriore, di risorse, e che non sono consapevoli di tutte queste risorse. Magari sono appunto, a volte sono donne molto realizzate nel lavoro, a volte sono anche donne più semplici che magari hanno dei lavori normali, insomma, possono, quindi cioè dalla professionista all'impiegata, perché poi la difficoltà affettiva raggiunge un po' chiunque. Però sono veramente donne tutte di spessore, e sono però appunto quelle che vengono attratte da questa cosa sono donne che già vogliono lavorare su se stesse, appunto. Certo, non sono persone che arrivano a te dal nulla, insomma, sono già persone che hanno deciso di cambiare qualcosa. Sì, che hanno fatto questa piccola cosa del forse che se cambio io alcune cose, forse poi anche l'esterno cambia. Insomma, certo. O l'hanno già fatto questo passaggio o sono pronte a farlo. Però in realtà, è una domanda difficile, in realtà la vita delle donne cambia nel momento in cui hanno un partner, oltre che narcisista, come tu dicevi, bisogna riconoscere che se lo è o non lo è, un partner violento e che poi alla fine le ammazza. Sappiamo di donne violentate, uccise praticamente ogni giorno in Italia, nel mondo anche. E, conto questo, cosa possono fare? E diciamo che questo lavoro è molto preventivo, nel senso, allora, dividiamo le due tipologie, cioè il partner narcisista, in realtà i veri narcisisti patologici credo che siano l'1% della popolazione, quindi molto spesso e volentieri il partner ha dei tratti narcisisti, ma o spesso e volentieri semplicemente egoista o inadatto, quindi lì c'è da chiedersi che cosa in me si è agganciato a questa relazione e che cosa in me mi impedisce di lasciarla andare. Quindi questa è una cosa. Certo. Se invece il partner è violento, che invece è un'altra violento, pericoloso, allora se è dichiaratamente violento, come posso dire, il punto di riferimento sono i centri antiviolenza, sono tutte queste strutture qui. Però diciamo, in quell'attimo prima o in quei mesi prima o in quegli anni prima che la situazione arrivi a essere conclamata, ci sono tutta una serie di momenti in cui la donna che ha sviluppato un amore di sé, una buona autostima, non arriva a trovarsi in quella situazione qui. Diciamo che potenziamo molto le antenne della donna. Che anziché, che tante volte la donna ha i messaggi dalle sue antenne, ha un messaggio lo che capisce. questa relazione non si sente a suo agio, magari è spaventata, però non credendo a se stessa, cosa fa? Ah, ma sono esagerata, che scena, no, non ho paura, non è il caso, ha paura.
se ammette di avere paura, che questa sia un'implicita accusa verso di lui, insomma non sta dalla sua parte e quindi lascia che la situazione peggiori. Noi potenziamo molto le antenne della donna, certo. E la sua decisione di schierarsi per se stessa, per il suo benessere, per i suoi bisogni. Quindi diciamo che è difficile che una donna che è cresciuta in questo percorso poi si trovi in una situazione che peggiora tantissimo. Poi, per carità, il pazzo, certo, può arrivare nella vita di chiunque, però diciamo che è molto preventivo. Senti, un'altra domanda. In realtà tu sei pugliese e hai vissuto in Toscana e adesso abiti a Milano, ma la mia domanda è invece proprio questa. Cioè, in realtà la mentalità di alcuni uomini, soprattutto di una certa età e soprattutto del sud, è una mentalità che porta magari a pretendere dalla donna un rapporto di possesso verso la donna, e questo è il motivo per cui la donna si sente posseduta e non reagisce. Perché non reagisce? Allora, il punto è questo: c'è una somma di condizionamenti culturali e sociali che agisce sull'uomo facendo sì che l'uomo pretenda certe cose, ma anche sulla donna facendo sì che, appunto, innanzitutto la donna non identifichi subito che l'uomo è una vittima particolare di certi pregiudizi e quindi avrà un certo tipo di atteggiamento, oppure se già si trova in questa relazione, però che lasci che la situazione in qualche maniera peggiori. Quindi e tra l'altro questi pregiudizi sono proprio, come posso dire, molto incistati nella psiche di alcune donne, soprattutto appunto in alcune zone, tipo il fatto di dover sacrificarsi per la coppia, per la famiglia, tipo il ruolo della donna, una serie di cose di questo genere. Quindi è molto importante diventare consapevoli di tutte quelle che sono le nostre credenze su a che cosa in quanto donne abbiamo diritto, a che cosa in quanto donne possiamo aspirare, quali sono i nostri presunti, veri o presunti doveri di donne. Per esempio, mi viene da dire una cosa. Mi sembra che di aver letto un bel po' di tempo fa in un libro, credo di Elvira Reale, questa cosa molto importante, questo concetto molto importante, che il matrimonio è un fattore di prevenzione per la depressione per gli uomini ed è un fattore di rischio per la prevenzione per le donne. Perché? La cosa importante è questa. Perché? Perché le donne, quando si mettono in una relazione, siccome culturalmente la donna mette la relazione proprio al primo posto tra le sue priorità, la donna cosa fa? Tende a mediare troppo in una relazione. Un po' di mediazione è giusta e importante, però se una donna comincia a dire si va al mare in montagna, beh, lui vuole andare al mare, io amo la montagna, ma non importa, oppure si vuole uscire o rimanere a casa, e media, oggi, domani, dopodomani, la donna che cosa fa? Sta perdendo il contatto con se stessa. Una volta che ha perso il contatto con se stessa, si spegne e quindi diventa innanzitutto più fragile, quindi più soggetta a subire imposizioni e tutto il resto. Ma poi anche se l'uomo magari l'uomo non stava imponendo niente, però lei stessa, per aver avuto questo eccesso di disponibilità mal interpretata e mal riposta, finisce per spegnersi. Ma le nuove generazioni sono diverse, però, no? Sì, spero proprio di sì. Però, allora, è molto bello lavorare. Io ho delle ragazze molto giovani, anche in questa. Ci sono tutte le età. Cioè, si va dai 17 anni ai... questa community. È molto bello lavorare con le ragazze giovani. Perché? Perché ne hanno un bisogno infinito, ma reagiscono immediatamente. Cioè, è bello vedere che hanno molto bisogno di questi input, come se, perché tante mamme sono attente alle loro figlie, magari le mandano in psicoterapia, mandano certe cose, ma si tratta di qualcosa di più semplice. Cioè, la psicoterapia è un'altra cosa, va benissimo, in alcuni casi è indicato, ma si tratta di
semplicemente concetti educativi potenzianti. Infatti la dicitura completa è scuola community potenziante. Cioè, alcuni concetti sono proprio dei concetti potenzianti che non sempre vengono insegnati, perché forse magari neanche le mamme delle giovani le hanno ricevute, semplicemente. Questo. È molto bello vedere che le ragazze sono molto pronte a recepire queste cose, quindi immediatamente reagiscono bene, da molta soddisfazione. Tu comunque nella community hai donne di tutta l'età e gli uomini? Ho delle richieste maschili di entrare, perché ci sono anche tanti uomini che soffrono di dipendenza femminile. E mi chiedono di entrare. Per il momento è riservata alle donne, perché? Perché io conosco molto meglio le dinamiche femminili in questi casi, poi c'è un'intimità, un rivelarsi, quindi per il momento è riservata alle donne e probabilmente rimarrà per sempre riservata alle donne. Io vedo anche su Dolce, abbiamo molte richieste maschili, sono uomini che entrano per conoscere il mondo femminile, perché probabilmente non lo conoscono, quantomeno lo conoscono, ma vogliono avere più dettagli, probabilmente non riescono a entrare in contatto. E questa è una cosa, secondo me, positiva, perché in realtà la non conoscenza porta poi l'indifferenza e nonché poi alla violenza, perché quando una cosa non la puoi avere, la vuoi avere, ma con la violenza, e quindi non è bello quello che succede posteriormente. Senti, allora se posso aggiungere, sì, direi anche questo: non solo è molto bella la curiosità maschile, e quindi magari in altra sede troverò anche il modo di dialogare più con gli uomini, ma è anche molto bello che una cosa succede nella community è comunque imparare a tenere un atteggiamento di apertura verso l'altro sesso. Cioè, noi ci teniamo questo spazio femminile perché mentre lavoriamo è un bello spazio, però non è assolutamente una contrapposizione noi e loro, anzi, tutt'altro. È proprio invece si favorisce un atteggiamento di apertura, perché quanto più una donna crede in se stessa, tanto più poi può relazionarsi bene col mondo maschile, scegliere nel mondo maschile, anche perché noi diciamo mondo maschile, ma non è vero che gli uomini sono tutti uguali. Il mondo maschile ha anche lui una varietà pazzesca di sfumature, però quando la donna è molto insicura, che cosa fa? Oppure è vittima di dinamiche di dipendenza affettive, che cosa fa? Proietta sul mondo maschile certi suoi schemi che magari vengono dalla sua istanza, dalla sua infanzia. È come se tutti gli uomini vedesse, che so, suo padre. Invece la donna che cresce, che trova un'autostima, così, inizia a vedere che gli uomini non sono tutti suo padre o non sono tutti come il suo ex, e inizia a comprendere la ricchezza del mondo maschile e a relazionarsi e a scegliere, a dare valore al mondo maschile in una maniera completamente diversa. Poi così contribuisce alla crescita sia dell'uno che dell'altro. Assolutamente. Senti, io ti ringrazio delle tue parole e aspetto di avere tue notizie sulla tua community. Mi mandi poi anche l'indirizzo, così lo conosceranno anche le donne di Dolce. E successivamente ci risentiamo per parlare magari più adeguatamente di quello che sta avvenendo, di quello che fai. Mi iscriverò anch'io a questa community. Così assolutamente, sarai la benvenuta. Vedo come il mondo del tuo blog. È un blog poi alla fine, no? No, è proprio una community che si svolge su una piattaforma, non è un blog. Ci vediamo anche, grazie di avermi farmi chiarire questo punto. È proprio una piattaforma a cui ci si iscrive e abbiamo un calendario, ci vediamo due volte al mese su Zoom, chi non può può riascoltarsi gli incontri in differita. E poi c'è il gruppo su Facebook. Però io ho un blog, ma non è legato al blog. Vita felice, mi pare, si chiama il blog. Esattamente, è una cosa che vive autonomamente. Una bella iniziativa, e ti faccio tutti i miei più sinceri auguri, anche se non si fanno gli auguri di solito, perché secondo me è una bellissima idea, e soprattutto tu sei una persona molto competente
per parlarne e per aiutare le persone col tuo, col tuo saper fare da counselor in realtà, e anche la tua vita passata come scrittrice, come sessuologa, perché tu hai anche questa specializzazione come filosofa, anche la filosofia porta a conoscere meglio se stessi e gli altri. Ti ringrazio e ci vediamo presto. Grazie. Grazie, grazie, grazie davvero. Ciao, ciao. Ciao, ciao.